Ragazzi, stamattina siamo a pesca a Maiori, siamo per fare il biglietto della Travelmar, così prendiamo il traghetto. Maiori. Buongiorno, Maiori. Buongiorno, sì. 8? Grazie mille, buona giornata. Ragazzi, super preciso. Alle 9 doveva arrivare. Collega? Che è sto? Andiamo a pescare a Maiori, ci andiamo a fare una bella pescata. Sì. Adesso ragazzi il traghetto farà più corse, la prima fermata che fa sempre è Cetara, poi subito dopo Maiori, Minori, Amalfi e Positano. Maiori. Eccoci qua, super David. Già stai come un pazzo David. Ah, ma che spettacolo sto porto David, sono ancora i saraguni? No, sono là. Stanno di là i saraguni? Gli facciamo i padri. Eccoli là, vedi? Eccoli, sotto la barca, sotto la barca. No, 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 guarda sotto la barca. Che cosa è uscito? Mamma. Oh, mamma mia, sono giganti, sono giganti, sono giganti. Per chi ha visto il video di Amalfi, sicuro si ricorderà di David. Per chi non lo conoscesse, è un ragazzetto di Maiori. E come ci siamo conosciuti? Ah, boh, stesso tramite la pagina alla fine, ci siamo conosciuti stesso tramite la pagina. Ci ha invitato oggi per andarci a fare una piccola pescatella sulla sua barchetta, che tra l'altro ha un motore elettrico. E con cosa andremo a trainare? Allora, precisamente con il raglù. Con il raglù. Spostati. Però già la vedo tragica sulla sta barchetta. Ragazzi, David ha solo 14 anni, ma è un super uomo di mare, ve lo assicuro, uno schizzato pazzo, uno schizzato pazzo. Usi piombi, usi qualche piombo oppure lasci proprio... No, libero. Lasci libero il raglù. Sì. A parte che poi il motorino elettrico andrà piano, quindi va proprio alla velocità di traina giusta. Ragazzi, andrò a utilizzare la solita cannettina della Wixom 5, azione 2-10 grammi, così ci divertiamo proprio. Celeste, esatto. Vedi che a volte funziona anche molto il rosa, magari con qualche... Mai provato, però. Il rosa devi provarlo. Ti devo portare, sai cosa? Le code di rondine. La coda di rondine. È un po' più particolare. Ma... del raglù. Ce l'hai, eh? Me l'ha dato. Eccola. Ce l'hai? Sì. Grande. Vai, David, vai. Occhiatina? Sì. Piccola? Sì, si vede, si vede, si vede. Grande David! Prima occhiata per David, ovviamente non di una taglia discreta, però penso che oggi facciamo un po' tutto catch and release, no? Sì, sì. Ci divertiamo solamente. È andata ragazzi, via! Nel frattempo abbiamo cambiato assetto, ho dato la cannettina 2-10 grammi a David, mentre io ho messo quella da 0,5-5 grammi. Mi ha dato? Sì, sì, mi sta dando, mi sta dando, eccola, bellissimo! Vai, vai! Con la cannettina, wow, no vabbè, non ci credo. Non ci credo. Non ci credo con la cannettina 0,5. Bello. 0,5 5 grammi. Oh, questa canna. Oh, ma che cos'è? Che cos'è? Oh, una bella occhiata, bella occhiata. Sì, bello. Sì. Bella occhiata. Bella occhiata. Ovviamente il godino non lo teniamo. Perché? Che me lo dici a fa? Aspetta, aspetta che la cannettina è leggerissima. Bella questa occhiata. Bella occhiata. Spettacolo. Bella. Bella. Sì, 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 ce la fa, ce la fa, ce la fa. Ce la fa, bellissima. Con la cannettina da 0,5 grammi mi sono divertito un mondo, un mondo. Super David. Vai David, vai. Oppala! Oh, ti sei ripreso? Vai David! Ah, beata a te! Mamma, mo vado pure io! Dai, va, cioè, mo vado pure io! Si muore, a parte che io per mantenere ovviamente poi l'action cam devo comunque tenere la pettorina, non mi posso togliere la maglia, non posso fare niente. No, raga, mi devo buttare pure io, non ce la faccio più. Comunque, sai cosa dovresti fare? Una bella scaletta. Stop per stamattina perché è quasi luna. Ci andiamo a fare un altro piccolo bagno, però arriva. E poi ritorniamo nel pomeriggio, ok? Ok. Ah, e nel frattempo ovviamente mentre torniamo in spiaggia si continua a trainare.
Oh no, David. Sì. Allora ragazzi, ci siamo attraccati proprio qui sulla spiaggia. David, tieni. Vai, ci sei? David sta sulla canoa, io invece adesso me ne vado a nuoto a riva. Che dici David? È 1, 2, 3? E via! Buon appetito David, che ti stai mangiando? Facci vedere cosa ti stai mangiando. Focaccia e porchetta. Invece io, come al solito, sono celiaco e ho i miei panini pronti, che sono ancora caldi. Ci mancherebbe di stare sotto solo fino a mo' sotto la barca. Dai David. Ok, ci siamo rifocillati. La batteria un po' l'abbiamo messa a caricare, giusto? Ma si torna a mare? David sta scendendo proprio sul lido, prenderà la canoa, prenderà la barca e viene a prendere poi qua sul fiume. Balestra! In balestra, ragazzi, in balestra! In balestra, quanto è bello, quanto è bello! Eccolo, ragazzi, bellissimo! Che balestra! Guardate che colori che tiene! Che colori che tiene! Stupendo! Spettacolo! E sta pascolando da solo, completamente indisturbato, bellissimo! Tieni prima la roba, è 1 e 2. Eccoci qua, via. Stava pascolando proprio intorno a sto masso, era bellissimo. Ripreparaliamo il raglù. Ok, ci siamo. Posso? Sì, sì, vai, vai. Abbiamo aspettato che si calmasse il vento, poi ci siamo rimessi un altro lotto in pesca. Ma si sta bene. L'unica cosa è che fa caldissimo. Eccola, eccola qua, mandato di nuovo. Dai, 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 dai. No, no. gliel'ho tolta. Ma sulla terra. Eccola di nuovo. Mo ce l'ho, grande, bellissimo. No, ma sta pesca è semplice ed è divertente. Sì, sta cannettina, mamma mia, guarda sta cannettina. Bello occhiato, io. Bella pure questa, oh, farò un guadino comunque su sta barca, no, eh. No, ce l'ho, però a casa. Aspetta, si calma, vediamo se... Alza, bellissima, mamma mia, che bella. Che bella David! Mamma mia che bella! Wow! Bellissime queste occhiate, stupende! Lasciamo anche questa ovviamente! Sì, ci mettono un poco a riprendersi! Eccola! Via! Andata sotto la barca! Probabile che me la prenda! Oh! È andata? Grande! Spegni il motore! Ci sei? Bella! No vabbè! Sono tutte super occhiate, stupende! Vai, rilasciamola! No! Oh! È andata da sola. Mamma che partito! La frizione, David! Grande David, grande! Ci sei? Com'è David? È grossa? Bella! E dai David! In diretta mentre stavamo così! Grande David! Bellissime queste occhiate, eh! L'importante è non farle stare troppo fuori dall'acqua, perché danno il massimo nel combattimento, capito? Soprattutto con le canne. Eccola, è partita! Danno il massimo nel combattimento, si stancano subito, però ti fanno divertire un mondo. Come dire? Un mondo. Tirano un sacco. Secondo me tenevi la frizione un po' troppo aperta però all'inizio, un po' la dovevi chiudere. Che dici? Rilanciamo a mare? Certo. È normale. Oh. Ce l'ho. Pure tu? Sì. A me sta continuando a dare. Non mi ha afferrato. Oh. Stavano in gruppo. Eccolo di nuovo. Dai. Niente, non va a me. Non vuole andare. Questo li dà, eh? Ma sono piccole, guardala da. Wow! David, questa è pure la 2.10, non è la 0.5. Il raglù è salito sopra. Un po' di peso c'è. Mamma mia, com'è arrabbiata. Non lo so, però tira. Ho qualche ricciolo. Tira, fra. No, riccione, no. Riccione no, però è un bel pesce! Oh!
Mamma, che divertimento, David. Ma che è, vedi? Ma non lo so, si gira sotto. È una mega occhiata. Non lo so, non capisco. Ma che cos'è, David? Mamma, che macchia. Mamma, che macchia. Ma che cos'è, David? David, che cos'è? Che cos'è? Mamma, che occhiatona! Mamma mia! Mamma, che occhiata! E come? Come? Con le mani, con le mani? Con le mani. Mamma, che occhiata! Che occhiata! Che occhiata! Ragazzi, non ho mai preso un'occhiata così grande. Ve lo giuro. Questa, tra l'altro, gliela lasciamo a David che se la no, mangia. No, a te. No, 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 non lo so, non so dove portarla, David. Ah, God. Ma io adesso non so se vi riesco a far capire la grandezza di quest'occhiata. Raga, è immensa. È immensa. Penso intorno al mezzo chilo. Per forza, perché è veramente grande. Penso anche di più. È big? La canna la guardo, ma è una candentina da 0,5 grammi, quindi non ti so dire. Dimmi tu che impressioni tieni. È grande? Che incapace. Dai, dai, che cos'è? Occhiatone, quasi un chilo. Occhiatona? Spettacolo. Guarda che piega quella canna. Bella. Grande, David. Ma l'alzo? Come? L'alzo. Certo che la riesci ad alzare, vai. Vai che la riesci ad alzare, mamma mia. Che occhiata, che occhiata. Ragazzi, sono proprio occhiate veramente di taglia. Sono occhiate... Big. Sono big occhiate. Big occhiate, veramente. Sei un ottimo capitano. E come Enzo? Come Enzo, come Enzo il capitano. Lo diventerai come Enzo il capitano. Hai tutte le basi per poterlo diventare. Sei un vero uomo di mare. David, vai a attraccare un'altra volta lì, dove abbiamo attraccato stamattina? I tre canca. Ok, questo... Mi aspetti? Mi tuffo? Mamma, ci vuole l'ultimo bagno in quest'acqua, raga. Bellissimo. Ragazzi, siamo tornati. E mo... Non ci fermiamo, andiamo giù al porto, che mentre non arriva il traghetto ci facciamo un'orettina al light rock fishing e andiamo. Possiamo iniziare già da qua a pescare? Ecco, puoi prendere anche ghiozzi grandi. Anche ghiozzi grandi, wow, dai, forza, mettiamoci a gommine. Partiamo con queste tessine piombate, proprio piccoline piccoline, che dici? Ce le ho bianche, David, eccole qua, guarda qua, David. Bene. Spettacolo. Vai. Ti aspetto? No, vai, inizia a pescare, che mi devi aspettare? Invece io, ragazzi, metto quella là rosa. Di colore rosa. E iniziamo così. Gommine veramente molto molto piccole. La testina mi sembra che sia di giusto un grammo o addirittura 0,5. Adesso non mi ricordo. Eccoci qua. Vai, David, l'hai preso? Ghiozzetto. Ghiozzetto sulla gommina bianca. Grande. Dai. Super sasi. Non si smentisce nemmeno il fratello di David. Bellissimo. Questo è uno scorfanetto di Madeira. Giusto? Sì sì. Bello veramente. Che colorazioni. Guarda qua. Scorfanetto, via, ma prende, va giù. Si riprende. Sì, sì, si riprende. Ecco la, vedi. Ma come tira, no? È solo. Ma guarda, si è mischiato in mezzo alle monacelle. Ce l'hai? Che è un polpo, bello, grande. Oh, no, no. Eccolo qua. Con la totanara, secondo me ce la fa. Sì, a voglia. Perché ci vuole una bomba. Eccolo qua. Ci abbiamo fatto, finalmente. Eccolo ragazzi, finalmente. Come ripeto, dopo di questo, basta. Non ce la faccio più. Fine della giornata. Super giornatone, veramente. Questo qua è il capello. Vai. David, sei stato un grande. Sei stato un grande. Super sasi, anche tu. Grazie mille, raga, per la disponibilità, l'ospitalità, siete stati fantastici. Dai, raga, vado, che secondo me sono pure l'unico che deve ritornare. Grazie, grazie per tutto. Alla prossima. Ciao.